Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Minoria, ragazzi, ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Di che cosa si tratta? Si tratta del seguito di un titolo abbastanza conosciuto di cui però io ignoravo completamente l'esistenza, magari qualcuno ha familiarità, anzi me lo scriva nei commenti perché sono curioso. Da quello che ho visto dovrebbe essere un platform, ma uno di quei platform 2D un po' in pixel art, molto ispirati artisticamente, stile molto giappo come potete vedere, e anche con tanti elementi RPG e sicuramente una storia accattivante. Vediamo ragazzi, sono piuttosto curioso, devo dire, perciò slot 1. Vediamo, nuovo salvataggio. Ah, va bene così. Anno 1203 del calendario rameziano. Una cerimonia proibita ha scaraventato il sacro regno di Ramezia in una spietata guerra alla stregoneria. Bello che ci sia la localizzazione in italiano. Il rapimento delle principesse, avvenuto per mano degli eretici solo qualche settimana più tardi, non ha fatto altro che peggiorare una situazione già drammatica. Nel disperato tentativo di riportare tutto alla normalità, alcune suore sono state inviate nella capitale. Secondo la Chiesa, solo loro possono estirpare la minaccia eretica una volta per tutte. La loro fede è l'unica speranza. Ok, sì. Stregarse. Le altre sorelle non dovrebbero essere troppo lontane. Proseguiamo in questa direzione. La principessa. Dobbiamo sbrigarci. Semilla. Quest'area pullula di streghe. È nostro dovere eliminarle, costi quel che costi. Sono solo una novizia, ma spero di riuscire a esserti d'aiuto. La cerimonia è già iniziata. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo continuare a cercare la principessa. Ok. Cattedrale di San Hildred. Ok. Ehi. Hey. Vabbè. Responsivo comunque, devo dire. Attacco ravvicinato. Ok, c'è l'esperienza. Salta, tieni premuto per saltare più in alto. Ok. Merda. Ok. Interessante, ragazzi, comunque. Niente affatto male. Cos'è questo? Ah! Brucia l'incenso nello slot azione. Cos'è? Schiva, puntando alla direzione desiderata, usa il momento giusto per non subire danni. Ok, molto minimale grezzotto come concezione di gioco, ma lo stile mi piace. Qui dovremmo essere al sicuro, Semilla. Forse possiamo riposare un po'? Cosa c'è che non va? Perdonami, la mia è solo paura, non ho mai affrontato una missione come questa. Mi fido della tua abilità di combattimento, Semilla. Non fraintendermi. Sono sicura che ce la faremo. Io ho fiducia in noi. Boccette d'inchiostro vengono utilizzate. Ok, per salvare i progressi. I progressi sono stati salvati. Ottimo. Esamina. È chiusa.
Ah, grazie. Minchia, che esame. Parla con sorella Fran. Principessa Amelia è da qualche parte in questa cattedrale. Dobbiamo salvarla in fretta. Ok. Nuovi dialoghi. Stiamo andando bene, non abbassare la guardia, sorella. Ok, interessante. Pure questa cosa. Oh oh, cavolo. Ah, ok, cioè... Oh, è un Perry questo. Aspetta. Se due sberle me le sono prese. Ma ha senso distruggere queste casse? Secondo me non tanto. Vabbè. Che cos'è? Oh, altri cadaveri. Vabbè, smetto di buttare giù le casse allora. Il frame rate è un pochettino così così. E tra la realizzazione è un po' grezzotta, ma lo stile veramente ottimo. Vedete, la regia, l'occhio, questa... Veramente notevole. Sei in trappola, principessa. Ora collabora e ritorna in cella. Fai silenzio, strega maledetta. Vestendo gli abiti dell'ordine, hai macchiato queste mura del tuo disonore. Non è il momento per le tue fantasie religiose, cara maestà. Ah? Non pensavo ci fossero altre suore qui. Credevo di essermi già occupata di voi. Siete qui per salvare la principessa? Ecco cosa è diventata. Guardatela. È ridotta così male che non sembra neanche più lei. Tirate fuori le vostre croci e bruciatela viva. Condannatela alla morte che merita. Sto aspettando, sorelle. Liz, la cerimonia non è ancora finita. Sai già cosa fare. Ci penso io. Cioè? Oh. Au. Au. Ah, aspetta. Ops. C'è della morte. Figa la morte, però. Ah, da qui, giusto. Ok, è molto Souls-like questo gioco. Cioè, molto. Un po' Souls-like. Ah, vaffanculo. Sono fatto malissimo. Ma che si usava l'incenso di guarigione? Io veramente vorrei usarlo. Vabbè. Non mi dire che devo rivedere tutta quanta questa parte. Tutto il dialogo. Ok. Andiamo. Ok. La parata è troppo corta. E sul cerchio è veramente scomoda comunque. Riproviamo, va. Vediamo di non beccare le sberle da quello lì sotto. Però devo utilizzarlo per provare la parata, onestamente. Oppure no. Va bene, dai, se non altro adesso ho tutta l'energia che mi serve. Va bene. Au. Molto meglio questo. No, vaffanculo, l'ho preso l'attacco. Ok.
Oh, chiudi la tua protezione cosa? Che? Andata. Che i rumori sono super retro. Ok, sono aumentato di livello. Strega purificata. Ok, questa è proprio Souls. Questa cosa. Ok. E ora? Siete ferita, principessa Amelia? È solo un graffio, sorella. Ma apprezzo il tuo aiuto. Suppongo siate state mandate qui dai divini uffizi. Fate parte dell'Inquisizione? Sì, maestà. Io sono sorella Anna Fran e questa è sorella Semilla. Siete molto abili in combattimento. Quella donna non era una comune strega e ce ne sono altre come lei. Peccatrici senza scrupoli che minacciano il nostro regno. Dobbiamo fare attenzione. La cerimonia deve essere fermata. Avete salvato me, ma la strada è ancora lunga. Per prima cosa, andiamo alla biblioteca. Lì saremo al sicuro. Dove si trova la biblioteca, maestà? Non troppo lontano. Quando saremo nelle vicinanze lo saprò. Fate attenzione alle imboscate. Ho visto i corpi esanimi di altre suore qui vicino. Le steghe ci danno la caccia. Capisco. Staremo attente, maestà. Ok. Però... Censi... No, aspetta. Ah, no. Ok. Anche questa è estremamente Souls-like. Come cosa? Ok, sì. Come diavolo si usava l'incenso? Ma per l'amor di Dio. Vedi? Ah, eccolo! Vai al diavolo. Ok, bene. Quindi proprio con un tasto solo, ma... Me lo ricordavo diverso. Grazie. Salvati i progressi. Di nuovo, ragazzi, la realizzazione. Ce l'ho fatta stavolta. Au, comunque. Proviamo ad andare di qua. Wow! Madonna, che botta che mi ha dato! Ecco, no, questa... Ok, mi... Ci ripensa, è proprio... Proprio tanto Souls questa cosa qui. Ok, grazie. Ah, beccato, in pieno proprio. Parabola perfetta, mi ha beccato in mezzo agli occhi. Va bene, ragazzi, allora. Ovviamente, come tutti i Souls-like, non fa per me. Questo pensavo che lo fosse un po' meno, alla fine si è rivelato essere un po' di più. Però, in tutta onestà, ragazzi, devo dirvi che mi sembra valido. Quindi, voi, amanti dei Souls-like di varia natura, dovreste tenerlo in considerazione questo giochino qua. La realizzazione tecnica è così così, però devo dire che è ispirato. Ragazzi, devo dire che è ispirato. Sì. Fatemi sapere se già lo conoscevate, sono curioso. Bene, gente, questo è tutto. Grazie mille per aver visto questo video. Vi aspetto nella sezione commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistarlo il gioco. E se volete supportare davvero moltissimo il canale, acquistate il gioco tramite questo link. D'accordo, ragazzi? A presto!
Thank you.